Marte. Sin dall'Ottocento, il pianeta rosso ha suscitato la curiosità della comunità scientifica grazie alla sua relativa somiglianza con la Terra. Grandi vulcani, ormai spenti, testimoniano il suo passato geologicamente turbolento. Profonde spaccature di origine tettonica, come la Valle Marineris, attraversano il pianeta. Vaste pianure alluvionali testimoniano la probabile presenza di acqua in un lontano passato. Queste scoperte le dobbiamo alle moltissime missioni spaziali dedicate al pianeta, in particolare alle sonde che vi sono atterrate, i due Viking, il Pathfinder, Spirit e Opportunity, la sonda Phoenix, il rover Curiosity. Questo video è un piccolo omaggio a queste incredibili macchine. Le due sonde gemelle, Viking 1 e Viking 2, hanno raggiunto Marte nel 1976. La prima è atterrata nella località denominata Crise Planitia, la seconda in Utopia Planitia. Alla fine di un viaggio interplanetario durato 10 mesi, le prime fasi di decelerazione sono avvenute negli strati più alti della rarefatta atmosfera marziana. Questa manovra ha solo in parte ridotto la velocità. Con l'utilizzo di un paracadute si sono raggiunte velocità via via sempre più basse, fino all'atterraggio sulla superficie, avvenuto con l'uso di retrorazzi. Si tratta dei primi manufatti umani atterrati con successo sulla superficie del pianeta rosso. Sette minuti dopo l'atterraggio, la sonda ha confermato l'esito positivo della manovra. Questo intervallo di tempo è quello necessario perché le onde radio compiano il lungo viaggio da Marte fin sulla Terra. Sono definiti dalla NASA i 7 minuti di terrore, durante i quali nulla è dato sapere sulle reali condizioni delle sonde in fase di atterraggio. Le prime immagini inviate hanno mostrato una vasta pianura costellata di sassi e rocce. Il lander era dotato di un braccio robotizzato che aveva il compito di raccogliere campioni della superficie e posizionarli in una serie di esperimenti contenuti nel corpo centrale. Questi studi avevano lo scopo di ricercare sulla superficie tracce di vita biologica e caratterizzarne la geologia. Uno di questi esperimenti, denominato Lubber Release Experiment, ha fornito risultati che ancora oggi dividono la comunità scientifica. Un campione è stato irrorato con una soluzione contenente nutrienti a base di carbonio radioattivo. L'eventuale successiva produzione di anidride carbonica, anch'essa radioattiva, avrebbe fornito la prova di una qualche attività biologica sul pianeta. L'esperimento è stato condotto da entrambe le sonde, ma solo il Viking 1 ha concluso la procedura fornendo un riscontro positivo. Secondo Gilbert Levin,
Principal Investigator ai tempi della missione Viking, in una recente pubblicazione afferma: in assenza di un agente non biologico che soddisfi tutti i riscontri ottenuti, è prudente che la comunità scientifica mantenga la biologia come una spiegazione sostenibile per i risultati sperimentali positivi del Label Release Experiment a bordo del Viking 1. La missione di Pathfinder si componeva di due elementi. Il Lander è un piccolo robot che avrebbe potuto muoversi liberamente sulla superficie del pianeta. Il sistema di atterraggio è stato completamente rivoluzionato per il contenimento dei costi. Dopo una prima fase di frenata atmosferica, una successiva con il paracadute, il carico utile veniva calato con una corda. In prossimità della superficie venivano gonfiati degli airbag. A questo punto Pathfinder è stato letteralmente lasciato cadere e, dopo una lunga serie di rimbalzi, una volta fermato, Pathfinder ha potuto dispiegarsi e liberare un piccolo robot chiamato Sojourner. Anche in questo caso, la zona di atterraggio è risultata pianeggiante, ricchissima di pietre di probabile origine alluvionale. Sojourner era dotato di 6 ruote motrici che gli permettevano di muoversi liberamente. Era dotato di un particolare sistema di sospensioni chiamato Rocker Boogie, che diventò uno standard per tutte le missioni successive della NASA. Il rover, con questo sistema, riusciva a mantenere il contatto delle ruote col terreno anche quando alcune erano impegnate per superare un ostacolo. Nella parte posteriore era montato uno spettrometro a raggi X, in grado di determinare la composizione chimica delle rocce e delle polveri. Poco più grande di una scatola da scarpe e con il suo costo esiguo di soli 25 milioni di dollari, durante i suoi 83 giorni di esercizio ha inviato sulla Terra 550 fotografie e analizzato le proprietà chimiche di 16 siti in prossimità del Lander. I nuovi due rover gemelli, Spirit e Opportunity, dopo essere atterrati con le stesse modalità di Pathfinder, hanno iniziato a operare su Marte. Spirit è atterrato all'interno del cratere Gusev, mentre Opportunity, 3 settimane dopo, si è posato dall'altra parte del pianeta, nel Meridiani Planum. La durata prevista per le due missioni era di soli 90 giorni.
la NASA ha perso il controllo di Spirit, superati i 10 anni di attività, mentre Opportunity sta ancora operando con successo dopo 13 anni dal suo atterraggio. I rover dispongono anche di 2 telecamere stereoscopiche per riprendere immagini tridimensionali della superficie. Entrambi i rover sono dotati di un braccio robotizzato, all'estremità del quale è presente una piccola trivella, affiancata ad un microscopio. L'RAT, Rock Abrasion 2, ha permesso per la prima volta di conoscere l'interno di una roccia su di un altro pianeta. Le differenze tra la parte esterna ed interna, infatti, potrebbero essere notevoli. Oltre a un microscopio, il blocco che conteneva l'RAT disponeva anche di 3 spettrometri a diverse lunghezze d'onda per lo studio della chimica delle rocce. Il 21 febbraio 2018 Opportunity ha celebrato i 5.000 giorni di operatività, nei quali ha percorso più di 45 chilometri. Il Lander Phoenix è atterrato in prossimità della regione polare. Già nel 1999 la NASA aveva cercato di esplorare queste interessantissime zone con il Mars Polar Lander. La missione però è stata un fallimento, in quanto la sonda si sarebbe schiantata in fase di atterraggio. Anche la Phoenix era dotata di un braccio robotico, con il quale, scavando pochi centimetri sotto la superficie, ci ha fornito la prima prova certa dell'esistenza di acqua allo stato solido sul pianeta in forma di ghiaccio. Contemporaneamente è stata rilevata anche la presenza di perclorato, che essendo un forte ossidante potrebbe rendere la superficie del pianeta decisamente ostile alla vita microbica. Il Mars Science Laboratory, soprannominato Curiosity, è il più grande e sofisticato rover inviato su Marte. Il suo peso e le sue dimensioni sono paragonabili a quella di una moderna berlina. È dotato di laboratori di analisi, telecamere e di un braccio robotizzato. L'energia necessaria al funzionamento è garantita da un generatore termoelettrico a radioisotopi che gli consente di operare anche in carenza di luce solare. Dispone di un nuovo tipo di camera che riesce ad analizzare una roccia anche a 7 metri di distanza con l'utilizzo di un laser. L'estremità del braccio robotico dispone di un trapano e di microscopi e spettrometri per lo studio delle rocce.
L'interno del cratere Gale presenta evidenti tracce di fenomeni alluvionali avvenuti in un lontano passato. Grazie a un nuovo sistema di navigazione autonoma, il rover, nei primi 1800 giorni di permanenza sul pianeta, ha già percorso 18 km. Grazie alle sue buone doti di scalatore, Curiosity ha finora superato un dislivello di ben 400 metri. Nel luglio del 2020 verrà lanciata una versione aggiornata di questo rover, che avrà come obiettivo principale quello di cercare forme di vita elementari sul pianeta. È stato soprannominato Mars 2020. Anche l'Agenzia Spaziale Europea ha pianificato una missione robotica sul pianeta rosso. Il lancio del rover ExoMars è previsto anch'esso nel 2020, durante la finestra del Hoffman Transfer, una particolare traiettoria per minimizzare i costi della missione. L'umanità, in questo periodo storico, sta creando le mappe, studia la morfologia del pianeta per individuare i luoghi più promettenti per compiere tra breve un nuovo grande balzo.